Bengiunti Miracoler ad un altro appuntamento con il commento spoileroso. Quest'oggi parleremo del sesto episodio della terza stagione, Anima Estro. Sono sicuro che sarete ancora tutti in fomento per l'episodio e credetemi, lo sono anch'io. Un ospite d'eccezione, citazioni da altri cartoni, un'insolita alleanza tra due vecchi rivali e un pizzico di sottotrama che va avanti in silenzio sullo sfondo facendo firuli firulà come se nulla fosse. Ma andiamo con ordine, l'episodio inizia con una scena. Eh sì, è proprio Miraculous in versione anime, ossia il prototipo del nostro cartone preferito. Per chi non conoscesse questo retroscena, in origine Miraculous avrebbe dovuto essere disegnato proprio in stile anime e i nostri due protagonisti avrebbero dovuto chiamarsi Bridget e Felix. All'interno dell'episodio odierno, però, questa sequenza animata fa parte di un film d'animazione girato in onore dei nostri eroi. Marinette è in camera sua con Tiki, che si sta godendo la visione del trailer e nota che il regista si è preso qualche libertà creativa. La nostra eroina è stata pure invitata alla sera della prima, ma ha declinato l'invito perché, come spiega Tiki, lei lo fa soltanto per dovere e non per la fama. Ho capito, però rilassati anche, figlia mia, è una serata al cinema. Tuttavia Marinette abbandona ben presto questa posizione snob, non appena scopre che alla sera della prima sarà presente anche Adrian, in quanto doppiatore ufficiale del personaggio di Chat Noir. Approfittando del fatto che i suoi genitori si occuperanno del catering dell'evento, Marinette riesce a farsi assumere come cameriera, vincendo la debole resistenza di mamma e papà, che ben conoscono quanto sia goffa e maldestra. Qui scopriamo che la nostra adorabile stalker Marinette Dupin-Cheng non solo conosce a menadito i gusti del proprio amato, ma prepara ogni settimana un macaron speciale fatto apposta per Adrian, il quale apparentemente adora il frutto della passione. Sono felice di sapere che non stia conservando sempre lo stesso macaron da più di un anno. Giunto il fatidico giorno, Marinette si ritrova al cinema con i propri genitori, pronta a servire i macaron. Ma spostiamoci per un attimo fuori dalla location, dove vediamo alcuni VIP giungere presso l'evento. Tra essi c'è anche un corpulento signore con folta barba e capelli neri e un preoccupante colorito grigiastro, il quale... Quel vice non mi è nuovo. Ma dove lo conosciamo? Lo conosciamo? Lo conosciamo? Ma sarà mica... È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui! Direi che è abbastanza fedele all'originale. Colorito grigiastro a parte. Capiamo fin da subito che il povero Struck non riceve il riconoscimento che merita, già che il butta fuori all'ingresso nel vederlo, lo scambia per un imbucato e cerca di rimbalzarlo. Quando poi, una volta chiarito l'equivoco, scopre che il film da lui diretto è un film d'animazione e non un live action, lo snobba ancora di più e lo sminuisce. Invece di licenziarlo in tronco come meriterebbe, il povero Struck se ne va lemme lemme con la coda fra le gambe. Ma si sa, questo è l'universo di Miraculous Ladybug, quindi è molto probabile che se l'avesse licenziato in tronco, questi sarebbe tornato dopo 5 minuti con uno sgargiante costume, nuovi poteri e il nuovo nome di Butta4X, deciso a vendicarsi e a catturare i Miraculous di Ladybug e Chat Noir. È una città di permalosi. Ma il Buttafuori non è l'unico a non riconoscere Struck e a mancargli di rispetto, ci si mettono pure Jagged Stone e quella piccola peste di Chloe a sminuire il suo lavoro. Quest'ultima gode parecchio nel vedere Marinette relegata nel ruolo di cameriera, ma ben presto le due si ritroveranno sulla stessa barca. Ecco infatti che arrivano la signora Tsurugi e sua figlia Kagami, la quale riceverà tutte le attenzioni di Adrian perché il padre lo ha incaricato di accogliere lei e la madre e farle da accompagnatore per tutta la serata. Occhio adesso, perché la cosa più importante non saranno le gag di Marinette e Chloe che cercano di sbarazzarsi della rivale, ma qualche cosa di un po' più subdolo che avviene quatto quatto sullo sfondo. Torniamo alla scena. Chloe ci racconta di aver già avuto un incontro ravvicinato con Kagami finito non troppo bene. What do you think you're doing sitting next to my Adrakan? That's my seat. Don't ever touch me again. Don't ever speak to me again. Don't ever look at me again.
dite quello che volete di lei, odiatela pure, ma come ti mette Riga Kagami non lo fa nessuno. Spaventandola con la prospettiva di Adrien e Kagami che vivono felici nel lontano Giappone, Chloe manipola Marinette trascinandola con sé nella realizzazione di un complicato quanto preciso piano. Davvero sembra veramente la sequenza di eventi casuali ma perfettamente incastrati che si verificano quando Ladybug lancia il Lucky Charm. Uguale. Tipo le tessere del domino che sbattono una contro l'altra e... avete capito, no? Purtroppo per le due le cose non vanno troppo bene, il piano di Chloe fallisce per un soffio e sebbene Marinette riesca a consegnare il proprio macaron speciale all'amato, Adrien se lo perde subito. Ah, e in tutta questa baraonda scopriamo che Chloe, ma probabilmente anche Sabrina a questo punto, era l'unica ragazza della classe a non essere al corrente della cotta di Marinette per Adrien. Venuta a sapere del macaron speciale che Marinette aveva preparato per Adrien con gli ingredienti preferiti del ragazzo, Chloe infatti intuisce i sentimenti della rivale e non si fa sfuggire l'occasione per deriderla. Adesso però fermi, e facciamo un passo indietro a quando Chloe sta ancora intortando Marinette per convincerla a far parte del suo piano. A un certo punto la pestifera biondina fa notare a Marinette che le famiglie di Adrien e Kagami sono già così vicine ormai che i rispettivi genitori stanno facendo affari insieme. Ecco infatti Nathalie, in rappresentanza di Gabriel, e la signora Tsugi sedute a un tavolo, intente a siglare un qualche tipo di accordo scritto. Ma di che si tratta? Usiamo i nostri potenti mezzi per scoprirlo! C'è scritto... Lorem Ipsum... Ah... È Lorem Ipsum Dolor Sit Amet. È un testo in finto latino utilizzato in grafica come segnaposto o tappabuchi quando non hai il vero testo da mettere in quella posizione ma vuoi vedere quale sarà l'effetto visivo finale della pagina completata. In pratica non c'è scritto niente. In ogni caso quei due stanno chiaramente tramando qualcosa di losco, per cui teniamoli d'occhio. Nel frattempo il povero Tomastruk, ignorato e deriso da tutti i partecipanti all'evento, riceve la mazzata finale. Anzi, due mazzate. Prima ritrova il macaron speciale preparato da Marinette per Adrien e senza pensarci due volte lo scarta e se lo infila in bocca. Purtroppo è anche l'unico macaron della serata realizzato con pasta di mandorle, alimento a cui egli è allergico e che ben presto gli riempirà il viso di macchie rosse. Almeno ora ha un colorito umano. E Dulcis in fundo si siede sulla torta che avrebbe dovuto sporcare i pantaloni di Kagami, venendo poi deriso da un gruppo di bambini. Papillon, che ormai ignora anche importanti appuntamenti da fare pur di restare a casa ad accumizzare la gente, non aspettava altro e lo trasforma in animaestro, una creatura in grado di trasformarsi in qualsiasi personaggio dei cartoni ed imitarne capacità e poteri. Qui partono diverse citazioni e confesso di non averle colte tutte. Ho riconosciuto Ryu di Street Fighter, Sailor Moon, ma potrebbe anche essere Star Butterfly, un robottone che strizza l'occhio al genere mecha, questa specie di Godzilla è chiaramente disegnato con lo stile di Gumball, la pecorella dispettosa credo che sia un riferimento ai Looney Tunes oppure ai vecchi classici Disney. C'è Majestia! Animaestro continua a cambiare forma e poteri, diventando così imprevedibile e spiazzando parecchio i nostri eroi. Ha però un punto debole, che è praticamente l'opposto di quello degli angeli piangenti del Doctor Who. Per chi non conoscesse questa serie, gli angeli piangenti sono delle specie di mostri che esistono soltanto quando nessuno li sta guardando. Non appena un essere vivente volge lo sguardo su di loro, essi si trasformano in inquietanti ma innocue statue di pietra. Animaestro funziona all'opposto, può muoversi e agire soltanto se c'è qualcuno che lo sta guardando, altrimenti si blocca. Un modo per dire che i cartoni e in generale le opere di fantasia esistono anche grazie al pubblico che li guarda. Credo che a Struck ci volesse dire grazie. Ma torniamo dentro la storia e chiediamoci per un attimo quanto possa essere stupido Papillon per creare un cattivo con un punto debole così debilitante. A parte che se quando all'inizio Animaestro ha fatto irruzione all'interno della sala, tutti si fossero dileguati subito, anche solo girando dietro un angolo, nascondendosi dietro al bancone, lui sarebbe rimasto lì, bloccato. In
questa maniera. Cioè, basta chiuderlo in una stanza, uscendo un attimo prima di lui, e a posto. Lui resta bloccato. Non può neanche usare i suoi poteri per fuggire, per trasformarsi. Oppure lo copri con una tovaglia. Fatto sta che grazie alla Key Charm, che si trasforma in una specie di videocamera GoPro, Ladybug intuisce quale sia il punto debole di Animaestro e insieme a Chat Noir riesce a convincere tutte le persone in strada e quelli che stanno guardando la TV da casa a chiudere gli occhi in modo da non dare potere ad Animaestro. Oh, ok, un po' drastico, ma aveva detto solo di chiudere gli occhi. Ma rimane ancora uno spettatore, Papillon, il quale dal suo covo si sta godendo in live streaming sul proprio tablet lo svolgersi della vicenda. Così Ladybug, anziché chiedere a Nadia Shamak di spegnere le telecamere, gliele rompe. Vabbè, tanto c'è il Lucky Charm. A questo punto Gabriella Grest impazzisce. Torna in abiti civili, si getta fuori casa e correndo all'impazzata sul luogo dove si sta svolgendo il combattimento grida: no! Ma che cavolo! Manco avessero trafugato il corpo della moglie dai sotterranei di Villa Grest. Ho capito che ti stanno rovinando i piani, ma che cos'ha questo acumizzato di così speciale, a parte essere Astrup? Da doverti precipitare a salvarlo personalmente. Oltretutto, in abiti civili. Così se vieni sgamato da Ladybug o Chat Noir ti tocca spiegare che cavolo ci stai facendo lì. Ma vacci come Papillon! Abbiamo visto nel Giorno degli Eroi che sei anche più forte dei due protagonisti messi insieme, se anche ti scoprono non rischi la cattura. In ogni caso il buon Gabriel, buon per modo di dire, in ogni caso arriva troppo tardi quando il cataclisma di Chat Noir ha ormai distrutto l'oggetto acumizzato e la Kuma è stata purificata. Più tardi, appena prima della proiezione del film, Marinette intercetta Chloé e la prega di non rivelare ad Adrien i propri sentimenti per lui e l'acida biondina a modo suo acconsente. Nel senso che prova ad umiliarla per l'ennesima volta, dicendole che tanto non è degna delle attenzioni di Adrien e che per questo lei non glielo farà sapere. Thomas Struck però sente l'intera conversazione e decide di regalare a Marinette il proprio pass per entrare in sala a vedere il film, rimanendo fuori al posto della ragazza a servire macaron. O a mangiarseli tutti lui. Probabilmente la seconda. Marinette ricambia riconoscendolo quale l'autore del film su Ladybug e Chat Noir, dando finalmente all'uomo la soddisfazione di vedere il proprio ruolo e il proprio lavoro riconosciuti. La nostra protagonista si ritrova così seduta in prima fila proprio accanto ad Adrien e a pochi passi da una gelosissima Kagami. E questo era tutto per Animaestro, io come sempre vi ringrazio di essere rimasti ad ascoltarmi fino alla fine e vi abbraccio fortissimo! Alla prossima! E prepariamoci a sclerare parecchio con Oblivio.